Sono presidente soltanto da circa un mese, ma ovviamente mi sono ritrovato qui a Foggia come primo atto proprio il giorno in cui era stata effettuata un'attività straordinaria di raccolta e quindi ho avuto subito contezza che ovviamente ci sono cose che non vanno e che c'è un umore dei cittadini che non può ovviamente essere positivo né tantomeno anche nei nostri confronti. Però io mi permetto di chiedere ai cittadini un ulteriore sforzo, cioè creiamo una sorta di restart, perché il passato oggi non lo possiamo risolvere e sicuramente invece insieme possiamo cercare di portare avanti delle nuove attività che possano aiutarci finalmente ad avere una città pulita e conferire anche dignità ai cittadini foggiani. Io oggi sono qui come in altre occasioni per dire che AMIU e Puglia è una società del comune di Foggia e quindi i cittadini devono sentirla come propria. C'è un problema sulla raccolta di Foggia che è anche legata soprattutto direi poi ai conferimenti successivi agli impianti, e quello è un processo che noi non governiamo. Quello che è successo a Foggia ovviamente ha messo in difficoltà anche noi, perché diventa complicato poter raccogliere e non poter conferire poi agli impianti. Noi ci auguriamo in questo, visto che ovviamente i nostri rapporti con la Regione, con l'Ager sono ottimi rapporti di collaborazione, che anche quel processo ci possa aiutare in futuro. Ma noi oggi guardiamo a un altro aspetto, che è l'aspetto della raccolta differenziata. Iniziamo oggi con la frazione organica, iniziamo in una zona circoscritta, ma riteniamo che sia la strada giusta per riuscire a iniziare a dare le prime risposte ai cittadini foggiani che meritano di avere queste risposte. Ci sono state 25 assunzioni a tempo determinato per il momento e ora proprio... Foggia? Assolutamente sì, abbiamo già attinto da quella graduatoria e ovviamente nel momento in cui potrà partire il piano industriale, quindi potranno partire le attività previste nel contratto, ovviamente già previsto un piano di assunzioni che attingerà appunto dalla stessa graduatoria, quindi siamo contenti anche per questo, perché da un punto di vista occupazionale ci sarà anche una risposta importante. Lavorare sull'emergenza, ci sarebbero state 10.000 proteste ogni giorno, giustamente non si può lavorare quotidianamente senza avere un obiettivo. Quindi da adesso poi chiaramente potrete sicuramente, o meglio dal nuovo anno, credo che poi sarà giusto effettivamente iniziare a giudicare rispetto a quelli che saranno i nuovi servizi. Abbiamo valutato tutto quello che doveva essere sulla società AMIU, struttura economica aveva, quali erano le possibilità rispetto a un piano industriale che noi abbiamo adottato, quindi abbiamo fatto e condiviso con loro, cioè potete rispondere alle esigenze di questo piano industriale. Ecco, loro hanno naturalmente dato l'ampia disponibilità, ma di pari passo noi abbiamo fatto tutte le valutazioni economico-finanziarie, di attività, eccetera. Anche sulla situazione occupazionale abbiamo dato ampie garanzie, perché non è detto che un appalto a un privato possa poi trasferire automaticamente tutte le personale dipendente a questa nuova società, perché c'è la clausola sociale nell'appalto, ma non è detto che poi la società sia obbligata a prendere tutte le maestranze. Quindi questa è una delle tante valutazioni, ma con la relazione che noi siamo obbligati a fare nel momento in cui un'amministrazione vuole affidare il contratto di un servizio con una società in AMIU, ci dice l'ANAC, ci dice il MISE, noi sulla scorta di quel formulario che il MISE ha pubblicato sul suo sito, in base a questo noi siamo andati a giustificare perché andavamo ad affidare il servizio ad AMIU. L'affidamento non è la proroga, cioè è l'affidamento finalmente, dove dopo 9 anni usciamo con chiarezza con che cosa deve fare AMIU, che cosa deve fare l'amministrazione, quali sono gli strumenti che l'amministrazione ha, che si è dotata con questo contratto che andiamo a firmare, perché parte dal 1 gennaio, perché ci sono tutti i tempi per rendere esecutivi gli atti, quindi che cosa l'amministrazione può fare e contestare nel momento in cui la società non fa bene il suo servizio.